Ecco, questi due servizi secondo me sono davvero importanti perché mettono dei punti interrogativi intorno alla figura di Giorgia Meloni e del suo partito. Punti interrogativi che molte volte le persone non hanno perché si lasciano distrarre dalla loro retorica. Per Universi è peggio questa che la prima, perché la prima ci introduce a come Fratelli d'Italia sta formando le sue leve in maniera coscienziosa e cosciente, secondo il loro punto di vista. E questa seconda parte invece ci fa vedere proprio una complicità anche degli organi parlamentari, di chi ha dei ruoli in Parlamento e assume delle persone, quindi questa gente gli viene pagata con fondi pubblici. E questa verità che ci offrite in questo servizio è un nuovo tema di dibattito, anche parlamentare, sempre che qualcuno ci risponda, cosa che non faranno. Non ha risposto la Meloni, non ha risposto Donzelli. Continuano a parlare, abbiamo vinto le elezioni, abbiamo avuto il consenso, quindi possiamo fare tutto. Questa è la loro cultura, stanno toccando la Costituzione. Persone con una cultura del genere stanno toccando la Costituzione con il premierato, le autonomie differenziate. Ecco, questi due servizi secondo me sono davvero importanti perché mettono dei punti interrogativi intorno alla figura di Giorgia Meloni e del suo partito. Punti interrogativi che molte volte le persone non hanno perché si lasciano distrarre dalla loro retorica. Questo servizio ci riporta alla realtà, quindi congratulazioni. E noi torneremo a fare domande anche in Parlamento e vi aiuteremo ad avere qualche risposta.